Trasferta sofferta per la console McDonald's centrale che si arrende in 4-7 sul terreno di Prata. Padroni di casa più compatti e molto efficaci al servizio, arma che al contrario non assiste i tucani sconfitti per 3-1. 25-22, 29-31, 25-21 e 25-20 i punteggi dei parziali. Per la squadra di coach Roberto Zambonardi, ora subito testa al derby che questo giovedì 8 dicembre alle 16 nella cornice amica del San Filippo la vedrà di fronte alla capolista Bergamo. È stata una partita tostissima, Pordenone ha giocato veramente una bellissima partita secondo me, soprattutto ci ha messo in grosse difficoltà in battuta e hanno fatto tanti ace e abbiamo fatto per merito loro secondo me, perché hanno fatto veramente una bella partita. È stata una battaglia, abbiamo cercato fino all'ultimo di stare con lì con loro e in alcuni set ci siamo riusciti, in altri meno. Purtroppo oggi secondo me, come ribadivo, hanno anche in difesa, hanno tenuto su tutto. È stata una partita lunga, giocata su ogni punto. Purtroppo non ci portiamo a casa nessun punto, ci portiamo a casa il fatto che siamo dei guerrieri, perché comunque siamo stati lì. E adesso pensiamo direttamente a Bergamo, alla partita dell'8 dicembre per il derby e vi aspettiamo al palazzetto.